funzionato. Rieccoci, rieccoci in diretta con Sveva Sport, ben ritrovati a coloro i quali ci seguivano dall'inizio, benvenuti invece a coloro i quali si mettessero soltanto adesso in visione del nostro appuntamento. Abbiamo dimenticato nella nostra presentazione di ricordarvi che questa sera è in campo la nazionale italiana, qualificazioni agli europei, sfida a Milano contro la Croazia, il punteggio è già sull'1-1 perché c'era stato il gol di Candreva e il pareggio di Perisic con Buffon che insomma si è fatto passare il pallone da sotto la pancia, è cosa che si vede raramente nel campo europeo. Torniamo alle vicende di casa nostra, abbiamo chiuso la prima parte con le immagini di Fidelisandria Taranto e come avevamo detto in fase di presentazione, mi rivolgo agli amici ospiti in studio, una Fidelis così bella non si era vista, o forse si era vista a tratti in altre occasioni, ma così bella contro il Taranto, almeno per un'ora contro il Taranto, non si era vista. Se dovessimo trovare il pelo nell'uovo, l'hai già evidenziato tu Peppino, il non aver concretizzato 5-6 occasioni nitide nel primo tempo e aver comunque rischiato, perché poi tu dopo un'ora devi concedere necessariamente campo e ritmo all'avversario. È l'unico pelo nell'uovo che possiamo trovare. Beh sì, ed è un pelo su cui io credo Favarini e Langella stanno riflettendo, perché ormai sono 2-3 partite che sta capitando un'Andria molto più solida in fase difensiva, che concede diciamo il minimo sindacale agli avversari. Aveva di fronte il Taranto, quindi insomma, 2 o 3 occasioni al Taranto gliele devi concedere, e che purtroppo non finalizza a dovere, secondo me, perché anche si compiace troppo. Ci sono delle azioni molto belle sul piano della manovra, per cui anche in fase di finalizzazione si cerca la giocata di fino piuttosto che la sostanza. Abbiamo visto infatti il pallonetto tentato da Moscelli, il tiro a giro di D'Agostino, il tiro di Lattanzio solo davanti al portiere che invece di spaccare tutto ha tentato la piazzata. Cioè si cerca sempre qualcosa di particolare nella giocata conclusiva. Forse bisogna essere un po' più cinici e pensare a buttarla dentro senza tanti fronzoli, anche perché effettivamente arrivare così frequentemente a contatto col portiere avversario non capita tutte le domeniche. All'Andria ormai sono 2-3 partite che capita, anche domenica scorsa a San Severo sono i giocatori dell'Andria sono arrivati 4-5 volte da soli davanti al portiere e si sono un po' persi. Su questo c'è da lavorare. Giriamo un paio di considerazioni degli amici da casa, Emanuele. Sì, parliamo dei protagonisti, no? Oltre a Matera del gol, che ha realizzato un grandissimo gol, ci hanno scritto, finalmente oggi abbiamo rivisto il vero D'Agostino. Cosa ne pensano gli ospiti in studio? Cilli, parlate del portiere che ha fatto grandi parate. D'Agostino credo che abbia illuminato anche gli occhi di Giuseppe. Sì, no, ce lo stavamo dicendo prima nella pausa pubblicitaria. Oggi l'Andria, voglio dire, ha una cartuccia in più che sta scoprendo naturalmente partita dopo partita, perché naturalmente voglio dire migliora anche la sua condizione. Cioè, voglio dire, D'Agostino è un giocatore, oggi ha fatto secondo me una partita molto importante, uno di quei giocatori che riesce a liberarti l'uomo, riesce a farti il passaggio filtrante giusto, riesce ad aprire gioco, cioè voglio dire è un giocatore naturalmente che c'entra pochissimo con questa categoria, ma credo, quando ha la palla tra i piedi è vero che c'entra poco, però, però credo che si sia calato perfettamente, cioè abbia accettato sì. Questo, sì, questo, abbiamo visto, questo campionato. Abbiamo visto anche D'Agostino molto impegnato in fase di interdizione, che non è certo
la sua specialità. Io credo che abbia ancora notevoli margini di miglioramento e, insomma, se già questo D'Agostino fa la differenza, immagino che a lungo andare possa essere ancora più determinante. Per quanto riguarda il discorso del portiere, io credo che per Cilli parlino i numeri. Da quando è entrato, lo aspettavamo a delle prove. C'è una domanda anche per comprendere, perché ne è arrivata un'altra sempre sul portiere: 4 partite con Cilli, 0 tiri in porta, 0 gol. Lo aspettavamo dopo la prima partita a delle prestazioni, diciamo a delle prove un po' più sostanziose, un po' più concrete. Credo che adesso 4 partite senza subire gol siano già un caso. Ricordo di essere venuto in trasmissione proprio il giorno in cui Cilli aveva fatto il suo esordio con Landia, ci chiesero un parere, io dissi che francamente aspettavo di rivederlo all'opera, perché in quella occasione il Gallipoli non aveva mai tirato in porta, quindi pur non subendo gol non c'erano gli elementi per poterlo giudicare. Adesso credo che gli elementi ci sono: parata determinante domenica scorsa a San Severo sullo 0-0. Beh, un paio di interventi anche qui. Di eccellenti interventi anche oggi. Sono quattro punti. Soprattutto noto la crescita della difesa, la serenità della difesa, secondo me dipende anche dal fatto di sentirsi più tranquilli. Di avere dietro le spalle un portiere che sta facendo molto bene. Francesco, rimani lì perché tra un po' arrivo per le voci del dopogara. Voglio restare sul calcio giocato e a questo punto rendere merito anche all'altra formazione pugliese del territorio che sta diciamo esaltandosi in questo campionato di Serie D, che è il Bisceglie, seconda in classifica, imbattuta, unica formazione imbattuta in assoluto, perché anche dalla Coppa Italia di categoria è uscita ai calci di rigore, perciò non aveva mai perso neanche in Coppa Italia. Ieri ha vinto a Pomigliano, dove l'Andria ha lasciato dei punti che nessuno si augura debbano pesare sul computo finale. Ci vediamo le immagini di Pomigliano Bisceglie e poi continuiamo a parlare del campionato di Serie D. Il primato in classifica lo assapora per una notte il Bisceglie, che all'indomani del successo della Fidelis Andria scende al secondo posto ma può consolarsi con un record. Imbattuto, unica squadra nel girone H dopo 11 giornate. Percorso netto con qualche rallentamento, vedi i pareggi contro Scafatese e Puteolana in trasferta, arricchito dal netto successo di sabato pomeriggio a Pomigliano. Avversario contro il quale si sono dovute inchinare proprio la Fidelis Andria e successivamente la Cavese, ma che i nerazzurri domano al termine di una gara condotta da all'inizio alla fine, senza mai correre veri pericoli dalle parti di Licastro. A dettare i tempi per i bicegliesi è il solito Zotti, subito pericoloso con un colpo d'esterno respinto da Miraglia. Cambia il fronte, ma il tentativo del numero 10 nero-azzurro è lo stesso. Questa volta il portiere di casa si salva con l'aiuto della traversa. Il Pomigliano non punge e Licastro resta inoperoso, anche grazie all'attenzione di Lanzolla che chiude su Pingue. Di ben altra pericolosità è l'inserimento di Esposito, lanciato tutto solo da Zotti, ma sciupone al momento del pallonetto ai danni di Miraglia. I tempi per il vantaggio sono maturi per il Bisceglie e si concretizzano con la girata di Lacarra, servito con il contagiri da Zotti. Prova a sfruttare il momento la squadra di De Luca e nel finale del tempo Pongo, con una conclusione rasoterra, chiama Miraglia alla deviazione e salva risultato. Il portiere del Pomigliano continua ad essere il migliore dei suoi, dimostrandosi reattivo sulla punizione del solito Zotti. Nulla può invece per fermare un Logrieco nei panni dello slalomista, difensori saltati come Birilli e conclusione radente per il raddoppio bicegliese. Partita in ghiaccio ma non conclusa, perché Anaclerio nel finale si vede negare la gioia del gol da un Miraglia uomo ragno, mentre Patierno dal dischetto fissa il risultato sul definitivo 3-0. Se non è quello in classifica, il Bisceglie può comunque godersi il suo personale primato di 11 partite senza sconfitte. Ti aspettavi il Bisceglie l'anti Fidelis dopo 11 giornate? Ma innanzitutto ti aspettavi la Fidelis? Forse ancora più pertinente dire che sinceramente non mi aspettavo l'Andria prima in classifica e con distacchi notevoli nei confronti di Brindisi, Taranto,
Cavese, anche se sappiamo che la Cavese, insomma, ha avuto la diciamo potenza, ecco. Potenza, cioè, potenza un po' di meno, ma Taranto e Brindisi tutti le davano, insomma, fra le squadre favorite del torneo, e trovare Landia con questi vantaggi abissali, con queste formazioni, è davvero la grande sorpresa. Diciamo, identica sorpresa può essere il fatto che per il momento a contendersi il primato siano Andria e Bisceglie, anche se comunque il Bisceglie veniva, insomma, già dall'esperienza dello scorso anno, quindi ormai la categoria la conosce, e quindi anche lo stesso Canonico ha potuto muoversi in maniera mirata, sapendo, insomma, qual era l'obiettivo della squadra. È una, secondo me è una squadra ben costruita, e quindi darà del filo da torcere a chiunque fino alla fine del campionato. E so, qualche favorino gliel'ha fatto involontariamente anche Landia, perché un giocatore come Angelo Logrieco, giocatore che si fa sentire a centrocampo e con i gol che realizza. Giuseppe, tu te l'aspettavi la fine di Sandria prima? Al di là della speranza, diciamo, che può avere un appassionato, ma te l'aspettavi la fine di Sandria prima? No, assolutamente no. Nel senso che, voglio dire, ci si aspettava un campionato di assestamento per l'Andria, un campionato comunque che dovesse guardare alla parte alta della classifica, provando semmai ad inserirsi nel gioco dei play-off, voglio dire, o comunque vedere ad un certo punto del campionato dove si sarebbe trovata, per vedere poi in corsa che cosa fare, semmai alla riapertura del mercato, eccetera, eccetera. Però no, assolutamente l'Andria al primo posto no, non ce la si aspettava all'inizio del campionato, e come giustamente diceva Peppino, non con questi distacchi, perché, cioè, i distacchi sono notevoli. Non soltanto tu hai 3 punti sul Bisceglie, che è un'altra sorpresa, ma poi hai 10 punti sul Taranto, 12 sul Brindisi. Cioè, il Brindisi era una squadra che, voglio dire, tutti davano per l'ammazza campionato, diciamo, davano tutti per scontato che il Brindisi sarebbe dovuta essere la squadra già in Lega Pro. E poi anche, voglio dire, i vantaggi rispetto alle altre, rispetto al Potenza, rispetto alla Cavese, che è vero che ha avuto la penalizzazione, però diciamo, oggi, anche se aggiungessimo quei 5 punti, comunque l'Andria ne avrebbe 4 in più, quindi, voglio dire, diciamo, stiamo parlando solo di 11 giornate, cioè non è che abbiamo l'Andria a 10 punti di vantaggio dopo, alla fine del girone d'andata, dopo 20 giornate, no, sai, in 11 giornate avere 10 punti sulla sesta non è una media che puoi tenere, perché sennò fai 100 punti. No. Non è una media altissima, no, però hai quei distacchi perché hai vinto tanto. Però, cioè, voglio dire, sai che vantaggio è anche per il mister, voglio dire, poter gestire, chiudere il girone d'andata già con 36-37 punti. Lo sappiamo, è tantissimo. Il campionato di Serie D, un campionato come quello di Eccellenza, che poi vive sui pochi scontri diretti, perché ci sono tante squadre che hanno fatto, diciamo, un'iscrizione sofferta, che magari a dicembre smantelleranno ancora di più l'organico. Quindi alla fine noi abbiamo visto l'anno scorso con l'Andria i 3 punti di svantaggio che aveva dal Gallipoli, poi li ha pagati alla fine. Quindi sono vantaggi importanti, almeno nei confronti di queste squadre. Io fino a un paio di settimane fa temevo un possibile rientro del Brindisi, che continua ad avere il miglior organico del campionato e non si capisce perché non faccia risultati importanti, e adesso con 12 punti, insomma, diventa un vantaggio. Vabbè, notevole. In questo momento deve fare corsa su se stesso, essendo su prima. Se stesso, secondo me devi fare una tabella di marcia per chiudere il girone d'andata, 36-37 punti, no? Cioè, che 74-75 punti vince il campionato. Però vedi, il vantaggio ti consente, cioè, voglio dire, di incontrare adesso anche il Potenza con una certa serenità, con una certa tranquillità, voglio dire, perché alla fine il problema di rincorrere ce l'hanno gli altri, insomma, che è un problema non di poco conto, e noi lo sappiamo, perché l'anno scorso il campionato dell'Andria è stato una continua rincorsa e poi non è semplice, perché poi quando devi rincorrere sai che al primo errore non hai più la possibilità di recuperare, invece in questo caso, cioè,
Voci del dopogara, Francesco, mi torno da te. Sì, cominciamo dalla Fidelis Andria. Oggi mister Favarin ha voluto Io gratificare. segno, Andriese, se Ha concluso. voluto. Sentiamo una voce in Sì. studio che sentivamo la tua voce in studio del servizio. Sì, dicevo, oggi mister Favarin ha voluto gratificare il suo vice Giovanni Langella, lasciando a lui le luci della ribalta nel dopogara. Nelle parole di mister Langella sentiremo ovviamente la soddisfazione per la prova odierna e più in generale per il momento felice che la Fidelis sta vivendo. Sentiamo Langella. Mister, vittoria importante contro un avversario molto quotato, 1-0 il risultato che forse però vi va un po' stretto. L'unica nota negativa, se vogliamo, proprio il fatto di aver sprecato tante palle gol. Sì, il rammarico è proprio quello, perché comunque dopo aver fatto un primo tempo a grandi livelli, secondo me meritavamo qualcosina in più. Purtroppo poi queste sono gare un po' particolari, dove un avversario comunque importante, dove era imbattuto, non ce lo dimentichiamo, ti può mettere in difficoltà fino alla fine. Quindi sicuramente il rammarico più grande è proprio quello, di non aver sfruttato tutte le occasioni che comunque abbiamo creato in un primo tempo, secondo me, di categoria superiore forse. Oggi avete proposto alcune soluzioni tattiche diverse in avvio, cambiando l'ordine dei fattori, però il risultato non è cambiato. Ma il Taranto è una squadra importante, ci aveva sicuramente visto più di una volta, questa è la forza anche nostra, di riuscire a capovolgere certe situazioni, sapendo che loro ti hanno visto e creando un'alternativa importante, dove abbiamo visto che il primo tempo veramente non ci prendevano mai proprio per questa situazione sia tattica che di palle inattive. 6 vittorie consecutive, 6 vittorie su 6 in casa, 4 gare consecutive senza prendere gol. Numeri importanti, numeri che accrescono, credo, la vostra convinzione di arrivare fino in fondo. Beh, adesso sono numeri importanti sicuramente. Il fatto di aver vinto 6 gare su 6, soprattutto in casa, è un fortino impressionante, perché comunque con un pubblico così, si fa fatica a non vincere, sinceramente. È una carica in più che i ragazzi in questo momento qua stanno assorbendo e stanno mettendo in pratica. Io veramente volevo fare un elogio a questi ragazzi, perché stanno lavorando dal primo giorno di luglio che siamo partiti in un modo impressionante. Si stanno meritando tutto quello che stanno in questo momento avendo, e spero di continuare così fino alla fine. Ha parlato Langella, e anche questa ce lo dicevamo mentre ascoltavamo le dichiarazioni dell'allenatore in seconda della Fidelis. È una mossa vincente, di Favarin. Sì, ce lo stavamo dicendo poco fa. Ci sono, diciamo, degli allenatori che sono molto bravi anche a tenere lo spogliatoio a 360 gradi, quindi gratificare anche il lavoro del secondo, che è un lavoro importantissimo, è importante in queste situazioni. Diciamo che era una delle prerogative del grande Giorgio Rumignani, quella di mandare spesso, quando c'erano queste vittorie importanti, davanti alle telecamere i suoi collaboratori, e lui si defilava, mentre era sempre il primo a prendersi le responsabilità quando le cose poi non andavano, per il verso giusto. Quindi sono, diciamo, allenatori che badano molto anche a questi particolari che non sono Tra insignificanti. un po' ci sentiamo il tecnico del Taranto, voglio sapere se c'è qualche considerazione ancora degli amici da casa. Emanuele? Sì, volevamo sapere se Potenza, la gara Potenza si gioca il sabato. Sì, è molto probabile, non è ancora stato reso ufficiale, però ci sono elevate possibilità che ciò possa accadere, perché lo sentivo nel dopogara, pare che ci sia stata proprio una richiesta del prefetto di Potenza, perché domenica prossima alla stessa ora c'è anche Melfi Casertana. Quindi due grosse partite che impegnerebbero le forze dell'ordine in maniera considerevole alla stessa ora, considerato che poi i tifosi dell'Andria, per andare a Molfetta, A passano Potenza. a Potenza, Sì. C'è anche il scusate, rischio che si incontrino i le due tifosi tifoserie dell'Andria e quelli della che non Casertana. sono proprio, insomma, non hanno rapporti idilliaci. E siccome si passa proprio vicinissimo al settore ospiti dello stadio di Melfi, Sì, beh, sì. potrebbero, diciamo, decidere in tal senso. So che l'Andria proverà, farà un tentativo, di conservare la partita la domenica. Credo
credo con pochissime possibilità di riuscirci, perché c'è proprio una richiesta della prefettura. Francesco, le voci del dopogara per il tecnico del Taranto. Sì, Massimiliano Favo, tecnico del Taranto, ha fatto, non si è nascosto, ha ammesso candidamente nel dopogara la superiorità della Fidelis e ha fatto anche professione di umiltà, se vogliamo, perché ha parlato di un Taranto che anche prima di questa sconfitta che le ha fatto perdere l'imbattibilità stagionale, il Taranto non andava inserita tra le favorite perché è partita in ritardo come preparazione rispetto alle altre squadre. Sentiamolo comunque Massimiliano Favo al nostro microfono. Mister, oggi è caduta la vostra imbattibilità, qualcosa da rimproverare ai suoi uomini? No, è caduta meritatamente, secondo me abbiamo fatto un primo tempo sottotono dal punto di vista dell'intensità. E onore all'Andrea che ha fatto un gran primo tempo, probabilmente siamo caduti nell'unica occasione dove c'è stato l'Eurogol, però sicuramente potevamo prendere gol prima e quindi onore all'Andrea. Dopo, quando è calata l'intensità, potevamo pareggiarla perché ci sono state delle occasioni nel secondo tempo, soprattutto con Pia, dove potevamo far gol. Però sinceramente devo dire che con rammarico, perché è logico con rammarico, però l'Andrea ha meritato di vincere. Adesso siete a 10 punti dalla vetta, vi sentite un po' ridimensionati nelle vostre ambizioni? Ma le nostre ambizioni, noi siamo partiti il 20 agosto, non siamo partiti come l'Andrea a luglio con un progetto ben definito, noi siamo partiti il 20 agosto, siamo partiti il 13, siamo radunati con una squadra Beretti, quindi noi portiamo avanti il nostro progetto. Il fatto che ci chiamiamo Taranto non significa che siamo superiori agli altri perché ci chiamiamo Taranto, abbiamo espresso un buon gioco, abbiamo giocato sempre bene, oggi siamo caduti meritatamente contro una squadra che ha fatto molto bene, però voglio dire, di là il fatto che c'è rammarico e ci prude, perché come Taranto vorremmo fare sempre benissimo, però voglio dire, non è in questo momento, con questa qualità, con questa intensità che ha l'Andria, non è un rammarico, bene o male hanno perso tutti qui. È un passo indietro, una presa di coscienza, quella del tecnico del Taranto, di dire ma noi, insomma, non... Ha detto un'altra cosa importante, noi siamo il Taranto, cioè il Taranto in questa categoria non può fare un campionato anonimo, qualunque cosa possa succedere, insomma è una piazza molto importante per la Serie D e tutti la davano fra le possibili favorite del campionato, pur con i problemi di partire il 20 agosto, però voglio dire, io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Può rientrare secondo te? È dura perché comunque non sono soltanto i 10 punti sull'Ande, ma sono anche i 7 sul Bisceglie, altre formazioni che in questo momento sono davanti al Taranto, quindi per me è dura, per il primo posto è proprio dura. Anche perché non è soltanto una questione di punti. Io da tifoso l'anno scorso facevo sempre una questione di punti e Peppino mi diceva sì Giuseppe, ma devi contare anche le squadre ci sono fra te e l'obiettivo che tu hai. Sai, il Taranto ha comunque 5 squadre davanti a sé, non è semplicissima, perché poi non è che vinci tu e perdono tutte e 5 quelle che ti precedono. Anche perché non sono che tantissime le partite che possono consentirti di accorciare le distanze, perché... Sì, scontri diretti ce ne saranno un po', ma non tanti da poter pensare. Può crollare una squadra, ma difficile ipotizzare che possano crollare tutti. No, ma poi nel caso del Taranto ha perso ad Andria, ha pareggiato in casa col Bisceglie, quindi voglio dire, non è che ha sfruttato proprio Poi non abbiamo avuto la sensazione di una squadra trascendentale. Insomma. Allora, Francesco, io chiudo con te, prendendo spunto proprio da quest'ultima riflessione di Peppino, e cioè tu il Taranto l'hai visto sia a Taranto contro il Bisceglie che oggi ad Andria e credo la valutazione, anche se solo limitata a queste due partite, però può essere rappresentativa, e poi le pagelle di questo pomeriggio su Fidelis Andria Taranto. Sì, brevemente sul Taranto posso dire che è una squadra che, come diceva Peppino, sta deludendo, anche se fino ad oggi era imbattuta, però ha pareggiato tanto. E per quello che ho potuto vedere io, sia nella gara casalinga con il Bisceglie, sia nella gara odierna ad Andria,
È stato sinceramente un po' deludente. Il Biceglie forse ai punti meritava di vincere a Taranto, oggi l'Andria ha vinto praticamente per KO anche se col minimo scarto, quindi è lecito aspettarsi di più da una squadra che rappresenta una città importante come Taranto. Passando alle pagelle, cominciamo dalla Fidelis, tante le note positive anche a livello personale oltre che a livello di squadra, il più lo assegno a due giocatori su tutti. Il primo è D'Agostino che col passare delle domeniche sta trovando la miglior condizione, oggi tanta quantità e tanta qualità da parte sua, è andato anche vicino al gol in due o tre occasioni. L'altro più lo devo assegnare per forza a Matera, se non altro per quel gol strepitoso che ha deciso la gara. Per quanto riguarda il Taranto invece, il più lo assegno a Ignacio Pià, altro giocatore sicuramente di categoria superiore come D'Agostino nella Fidelis Andria, è stato il più vivace quest'oggi e soltanto un Cilli in ottima forma gli ha impedito di realizzare il gol del pareggio nel finale. Il meno invece lo assegno a Conti, c'è stata la staffetta con Mignogna quest'oggi. Una staffetta che però non ha portato i frutti sperati perché Conti non ha giocato una buona partita a centrocampo ed è stato sostituito nell'intervallo. Francesco, ti ringrazio, la chiudiamo qui questa ampia pagina. Ma l'unica cosa che voglio per chiosare, perché le pagelle di Francesco, Francesco non sono temute? No, sono le pagelle, quelle di Boracino sono le temute pagelle, allora, di Boracino. Lo spieghiamo quando sta Boracino in studio? Va bene, lo spieghiamo, allora. Va bene. Così avete capito? Può difendersi, dobbiamo. No, così può difendersi. No, ma perché? Si sta sbracciando. Vabbè, voi non lo vedete. Allora, dobbiamo andare con l'ultima. Noi abbiamo il ritorno del monitor e lo vediamo. Dobbiamo andare con l'ultima. Francesco, innanzitutto, grazie. Grazie del tuo lavoro, del tuo contributo in trasmissione. Chiudiamo qui la pagina della Serie D, ma insomma, abbiamo ancora qualche curiosità da toglierci sempre sul campionato di Serie D. La linea va alla regia per l'ultima pausa, al rientro parleremo ancora di calcio, del pareggio del Barletta, del campionato di Lega Pro, dell'esonero di Davis Mangia, facciamo vedere anche le immagini di Bitonto Vigor Trani, così non facciamo arrabbiare dobbiamo nessuno. Dobbiamo invitare anche la gente ad andare al palazzetto dello sport perché ci sono gli internazionali di tennis. E poi dobbiamo parlare del Challenger. È no, vero, per dobbiamo, noi lì ci siamo visti stasera. Sì, sì. Dobbiamo prima di parlare qui anche del Challenger Castel del Monte che da domani apre il tabellone principale ed è un altro avvenimento importante per la città di Andria, per questo territorio e per la regione Puglia in maniera più complessiva. Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport.